Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Shosha. Riprendiamo con Days Gone. Scusate di nuovo la voce, ma è quella che è. Tra l'altro ho scoperto che la liquirizia fa piuttosto bene quando hai il mal di gola. Vabbè, che ce frega Mike, dimmi che cosa dobbiamo fare qui su Days Gone. Allora ragazzi, si torna in azione con Deacon e c'è il nostro Boozer, ragazzi, che sta sempre più male. Cioè io sono veramente preoccupato per lui, guardatelo. Cioè, non c'ha l'aspetto Boozer, di uno che sta bene. Guarda come trema. Forse basta per qualche giorno. Ehi, Dick, grazie, amico. Ma non ho molta fame ora. La conservo sotto sale. Vabbè, la carne scarseggia. Nell'ultima puntata ci eravamo salutati con me, con Deacon, anzi, che andava a caccia di animali. Guardatelo, ragazzi. Secondo me, lui sta sempre peggio. E il fatto che l'abbiamo nascosto a tutte queste persone non può che far male sta cosa, perché magari da Tucker o piuttosto da Copland ci poteva stare un medico che ci aiutava, no? Non lo so. Comunque ragazzi, la missione che dobbiamo fare è non ci lasciano andare, che è già tutto un programma. Io in vostra assenza intanto ragazzi sto aspettando i risultati dei vari sondaggi, no? Sapete che io sto qualche puntata avanti, ma ragazzi voi continuate a commentare e a farmi sapere la vostra, perché sto leggendo belle teorie e voi sapete che io leggo sempre tutti i vostri commenti in modo tale che ne possiamo discutere appunto nelle varie puntate. Quindi insomma ragazzi, qualsiasi cosa vi passa in mente scrivetela. Allora, come va? Qui non mi lasciano andare. Perché vuoi andartene qui, se sei sicuro? Devo lavorare. Lo so, è brutto lavorare, Ok. No, però, okay. Scherzi a parte, ragazzi, noi sapevamo che da Tucker sarebbe stata dura per lei. E una cosa che vi volevo dire, ecco, mi sono dimenticato, che ho letto i documenti di Deacon. E praticamente, vedete, Lisa mi ricorda la sorellina di Sara, devo proteggerla ad ogni costo. È per questo motivo che Deacon, insomma, non dico che ci ha affezionato, però ha un occhio di riguardo. Vi ricordate che a Tucker gli aveva detto, oh, trattamela bene questa, no? E infatti qui dice che comunque non è che la vita è facile, ma la vita non è facile neanche fuori nell'incubo. Considerando che vita ha vissuto lei in tutto questo tempo, non so se era meglio quella o questa. Lisa, vattene via. Ho portato una cosa. È bellissima. Posso venire con te? Riportami a Marion Forks. Senti, non posso, non sarebbe sicuro. Devo rientrare. Ci svegliano all'alba per lavorare. Mi viene da ridere ragazzi, perché questa farebbe di tutto per non lavorare. Vabbè, questa ragazzi in realtà c'è scritto missione storia, ma era una secondaria. Bisognava recuperare questo sasso. Taglio un po' ragazzi, perché era veramente inutile. Ho una sorpresa, ho portato un geode a quella ragazzina. Ricordo che disse che andava a caccia di minerali con il suo vecchio. Cercavo solo di tirarle sul morale, ma non credo abbia funzionato. Come ho fatto anche nelle altre puntate ragazzi, di tanto in tanto leggerò questi documenti che vanno a arricchire, diciamo, Il comparto narrativo di questo gioco, che mi sta piacendo. E ho visto, appena avremo un momento ragazzi, ne parleremo delle vostre teorie. Ma io adesso devo andare a fare so strappare l'erba. Allora ragazzi, io riprendo da qui. Scusate i vari tagli, però in vostra assenza ho fatto diverse missioni secondarie e come potete vedere sulla mia schiena ci sono delle nuove armi che spero di testare quanto prima. Non solo la mazza con la sega, che detta così suona, ma quel fucilozzo. Ehi, non hai risposto alla radio? Sì. Mazza, raga, come sta sudato, Non so, stavo... Ehi, attento! No, sto bene, sto bene. Mi schiarisco le idee, capisci? Non stai bene. Oh, ho un martello in testa. Tu non stai bene. No, è che sono stanco. Ok, tu resta qui, riposati, io penso a qualcosa. Non mi serve un cazzo di babysitter, sto bene. Merda, andiamo, dai. Pensa. Beh, ragazzi, io direi che sta tutto tranne che bene. Bisogna far qualcosa. Ehi, vieni, ti mostro cosa stiamo cercando.
Ah, no, siamo tornati nel passato. Beh, se ti pieghi così, l'ho trovato così. Avanti, dai, concentrati. Sono concentratissimo. Bene, allora, questa qui si chiama lavandula angustifolia. Sì. Lavanda? Sì, beh, io sto ancora pagando il debito universitario, quindi uso il latino, ma tu puoi chiamarla così. Sono dispesi bene, vai avanti. Ok, adesso dammi le mani. Bene, devi mettere una mano intorno al fiore. Va bene. E invece l'altra mano sul gambo. Ok. Proprio così. E poi devi tirare lentamente. Sai, ho già strappato l'erba. Peccato che questa non sia erba, devi essere delicato. Ma applicare pressione. Sì, ma senza esagerare. Sei pronto? Uh-huh. Vai. Così, perfetto. Non ha un buonissimo profumo. Ok, mentre tu pensi a quella, io ne raccolgo altre. Beh, perché la lavanda? I ragazzi del laboratorio sono entusiasti. Credono di aver trovato una sottospecie dotata di monoterpenoidi mutati che producono un linalolo con cui... Wow, accidenti, sei illuminante, Einstein, sul serio. Scusa, contiene una sostanza che possiamo usare per sintetizzare un nuovo farmaco contro le ustioni. Da dove vengo io, l'unica erba medicinale è quella che si fuma. Boser conosce uno che ha una fattoria a circa 5 chilometri da qui. Ah, fantastico. Boser finirà in galera tirandosi dietro anche te. Che altro produce il tè? Non so, armi chimiche o di distruzione di massa? Bravo. No, 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 no. Almeno non io. Davvero? È specificato nel mio contratto. Nessuna mia ricerca può essere utilizzata a scopi militari. Ragazzi, se non vi è suonato adesso un altro campanello, io non so quando vi deve suonare. In tantissimi mi state scrivendo che per voi Sara è ancora viva e potrebbe essere in combutta o in qualche modo coinvolta in quello che è successo. Allora qua, regà, ce lo stanno a spiattellare. Qui ce n'è dell'altra. Aspetta, ferma. Andiamo, l'acqua sarà fantastica. Aspetta un attimo. Che c'è? Non volevo che ti fermassi con quello. Dai, che succede? È una storia lunga. Nessun problema. Possiamo camminare. Amo camminare. Cioè, hai bloccato lei che si toglieva la maglietta, Dick? Mi sa che la storia è più lunga del allora, previsto. Perché non mi parli delle tue piante? Sì. Davvero? Beh, ok. Questo particolare genere è avventizio. Vuoi proprio che te lo chieda? Significa non originario della zona, il merito di Ogden. Chi? Oh, merda, l'ho chiesto. Peter Skeen Ogden, il primo esploratore a raggiungere questa zona dell'Oregon. Lui e gli altri pionieri portarono con loro piante ed erbe medicinali. Alcune si sono diffuse e ora crescono qui. Soprattutto sulle sponde di laghi e stagni. Il primo esploratore bianco. Ah, oh, non me l'aspettavo. Come sei politicamente corretto. Non credere agli stereotipi sui motociclisti. In realtà siamo uomini di grande cultura. Immagino. Nel club abbiamo avuto dei fratelli. Uno ha meritato anche i simboli. Non penso di aver visto una sola persona di colore da quando sono arrivata nel vostro strano piccolo paradiso nascosto. Jack aveva fatto venire alcuni neri di Sacramento solo per far incazzare i nostri rivali skinhead. Non ci credo. No, infatti scherzo. Jesse Jim è un vecchio amico. Gli ho consegnato i simboli io stesso. Dovresti venire al nostro quartier generale. Ti faccio da guida. Lui ti piacerebbe. Fa morir dal ridere e fa dei gran margarita. Beh, lunedì devo essere in laboratorio presto, quindi... Alle 10 saremo già tornati nel tuo letto. Promesso. Come posso rifiutare una simile proposta? Ok, ora prova a raccoglierla tu. La lavanda, vuoi che raccolga la lavanda? Sì, portami 3 piantine e senza schiacciarle. Ah, le schiaccerò di sicuro. Avanti. Ne ho una. Bravissimo. Bravo, ragazzi, raccogliamo la lavanda. Questa? Sì, continua così. Appena abbiamo un secondo parliamo, eh. L'ultima. Bene, portali qui. Magari vi sembrerà inutile, ma ci sta raccontando molto del loro rapporto, ecco. Oh. Per te. Wow, a Farewell sopravvive ancora la galanteria. Se morirà non l'avrò uccisa io. Ehi, oh. Poveretti. Ehi, quella ce la fumiamo più tardi. No, in realtà ce la berremo. So fare un super tè alle erbe. Sicuro? Ehi, se vieni da me te lo faccio assaggiare. A patto che tu mi dia uno strappo a casa. Ok. Mi darai ragione. Ma strada facendo ci fermiamo a prendere una birra.
Ok, missione completata, ricordo completato. Però ragazzi, cioè, non so se ci vuole veramente portare verso quella direzione il gioco. Però noi dobbiamo intanto trovare la lavanda. Ah, così, giustamente se l'hai ricordato, adesso ci siamo ricordati, possiamo forse aiutare Boozer con questa cosa. Comunque, da queste parti cresce una pianta che si chiama lavanda. Si trova nelle zone d'ombra, sì, lungo i fiumi o sulle sponde dei laghi. Vorrei provare a cercarla. Fratello, per come hai ridotto il braccio proverei di tutto. Ma fanculo alla lavanda, portami della roba da fumare. Non importa, troverò quella pianta, preparerò un balsamo per le ustioni. E strategia con le orde, esatto ragazzi, quello che avete visto con il binocolo è un'orda. Vuol dire un numero spropositato di furiosi che forse è meglio non affrontare in maniera dritta. Ah, d'accordo. Scusa fratello, è solo che sto impazzendo qui, capiscimi? Sì, sì, ti capisco. Non preoccuparti, Boozer. Andremo a nord, te lo giuro su Dio. Non manca molto, ok? Ok, chiudo. Ragazzi, però divertiamoci un po'. Proviamo a fare delle, insomma, degli sketch. Questa è la nostra prima orda. Allora vorrei, vedete che si stanno muovendo. Sono attratti dall'attrattore, però pure questo. Ok, vedete. Però. No, mi hanno beccato! Li volevo far saltare così. Vabbè, una buona parte forse sarà morta, no? Ok, direi che la nostra strategia ha fallito miseramente. Proviamo a sfuggire a quest'orda, ragazzi. Però, cioè, pensa che moriremo qui oggi, Però, vabbè. È sempre bello vedere cose nuove di sto gioco, no? Magari in altre circostanze l'avrei tagliata, però dai, divertiamoci anche un po', visto che, insomma, ve l'avevo chiesto se volete vederlo. Intanto, in attesa del vostro responso, vi faccio vedere anche che può essere l'incontro con i furiosi, no? Quando si va in giro. Oh, facciamo vedere quanti sono. E poi ci rimango, ragazzi. Quanti cazzo sono? Non ho le armi, ragazzi, per affronteggiarli. Comunque, dai, sfruttiamo questo momento per parlare un attimo di Sara. Come detto, molti di voi stanno... Porco due! No. Poi rimango, ragazzi. Ciao. Vabbè, erano troppi. Allora, io proverei quest'altra strategia, signori miei. Praticamente, li sorpasso e mi faccio inseguire. Provo così, ragazzi. Magari allontanandomi un po'. Porca zozza, guarda come si tuffano. Guarda lì. Ok, vabbè. Come posso dire, ragazzi? Improvviseremo qualcosa. Tipo lanciare. Pistolo c'ha solo le Molotov. Se ci avessi, non so, delle granate sarebbe pure. Ok, è meglio. Vediamo se brucio qualcuno. No, manco per il cavolo. Qualcuno avrà preso fuoco. Vabbè, scappiamo. Sì, ecco, scappiamo, ragazzi, via. E se salissi lì sopra? Insomma, ragazzi, vi dicevo che tanti di voi mi stanno dicendo che, appunto, di Sara, che potrebbe essere viva. Ecco, potrebbe aver non so, aiutato in qualche modo la Nero. O potrebbe addirittura essere la dottoressa che abbiamo già incontrato, no? E effettivamente, ragazzi, ho pensato questo. Io mi metto qua, questi non dovrebbero salire. Da qua, ragazzi, una posizione di ultra vantaggio. Ora faccio una cosa bella, guardate. Però, dicevo, se ci pensate, ho rivisto il filmato delle puntate scorse. Perché mi sono accorto, tra l'altro, tra le varie cose, che mi pare la puntata numero 4, quella del primo ricordo, ha un problema nel video. Cioè, tipo che c'ha uno sfarfallamento. Che nel mio file originale non c'era. Quindi è stata colpa di YouTube. Sta cosa, raga, quando l'ho vista, mi si è proprio il sangue. Mamma mia, mandato a fuoco il sangue, no? Proprio triggered. Perché? Perché non ci devono essere sti errori da parte di un sito grosso come YouTube, cazzo. Anche perché, ragazzi, cioè, i miei file sono pesanti. Pezzi di fango. Scusate, raga, vi volevo raccontare tante cose, ma forse è il momento di utilizzare la nostra nuova mitraglia. Porco giù da quanto è forte. Mamma mia, li trivello. Mamma mia, no, li crivello, come si dice? Crivellare. Vabbè, fatto sta, ragazzi. Li ammazzo male, guarda qua. Niente male, no, per quello che l'ho pagato. Pezzo di fanghiglia odorosa, comunemente detta. Piaciuto? Sì, mi è piaciuto, sì, gli hai dato una mazzettata sui denti. Ok,
Vabbè, insomma, per if e per aff, ragazzi, mi sono accorto che nel passato, quando abbiamo visto la prima scena in cui incontriamo O'Brien, lo vediamo in faccia. Cioè, c'ha una tuta, c'ha sempre il caschetto, ma gli vediamo la faccia. Mentre quando l'abbiamo fronteggiato nelle ultime puntate, con la pistola gli abbiamo detto, sì, ma tu mi dici di Sara, la faccia è oscurata, quindi potrebbe essere che la tuta è diversa e quindi quella tuta, questa gialla che indossa, potrebbe essere più oscura il volto. Oppure potrebbe non essere lo stesso Brian, ma direi di no, visto quello che è andato. Oppure molto più semplicemente, ragazzi, dal punto di vista attoriale faceva schifo e quindi l'hanno coperto. Io ho pensato pure questa cosa qua. Vabbè, niente, non è importante. Però voi mi state dicendo addirittura che Sara ha detto tutto questo è colpa mia. Io non l'ho, insomma, avvertita questa sfumatura. Però dopo quest'ultimo ricordo gli ho detto, ma che per caso costruite armi batteriologiche, no? Insomma, armi di distruzione di massa. No, no, non io. Come non io? Mando lavori, oh. Vabbè. Comunque, tornando a noi, ragazzi, cioè, è bello perché siamo allineati. Una cosa che vi voglio far notare, vedete queste montagnole, ragazzi? Sono montagnole di corpi di morti messi dentro un sacchetto. Ci sono già stato qui. Ehi, Boozer. Porca troia! Sai, è buffo, stavo ripensando a... qualche estate fa Sara mi portò a Bear Creek. Stavamo raccogliendo della lavanda e... mi hai insegnato a preparare un balsamo per le ustioni. Sai, oggi sono uscito, ok? Sono stato sulla montagna, ho rimosso delle trappole. Insomma, il braccio è come nuovo. D'accordo, ok. Questo lo lascio qui. Ehi, ehi. Dammi un paio di giorni, ok? Poi andiamo a nord, come dicevi, e lasciamo questo schifo. Certo. Sì. Hai una bella cera? No, non ha una bella cera, ma soprattutto, ragazzi, è il comportamento quello che mi sta facendo pensare che Boozer non sta proprio al meglio. Infatti il braccio di Boozer peggiora. Una volta Sara mi insegna, vabbè, non ci frega niente. Boozer ha la febbre, magari è un buon segno. Comunque non è tipo di arrendersi. No, secondo me non è per niente un buon segno se c'ha la febbre. Però vabbè, comunque, ragazzi, cerchiamo di, insomma, di andare avanti. È una meraviglia. Braccio a parte, è chiaro. Sì, braccio a parte. Allora, ragazzi, io ho fatto praticamente tutto. Sono solamente in attesa della prossima missione. Dick, ecco. Ci sei? Sì, eccomi, che c'è? Ci hanno attaccati in forze ripugnanti. Una ventina, se non di più. Cazzo di ripugnanti. Hai presente la ragazzina a cui tieni tanto? Beh? Sì, Lisa. Aspetta, che le è successo? Dov'è Lisa? Andata. L'hanno rapita con altri tre. Al-Kai li ha inseguiti finché ha potuto, ma sono asserragliati nel cratere di Bella. È tornato indietro a radunare uomini, ma... Cristo, ok, ascolta! Ho visto come riducono i loro ostaggi! Non posso aspettare! Porca pupazza, ragazzi! I ripugnanti l'hanno presa. Comunque, sta ragazza... Mi serviva proprio. È veramente sfigatissima. L'abbiamo salvata dai ripugnanti quando eravamo a Marion Falls, là. Vai, vabbè, io ho messo benzina. Ovviamente non al servito, ma al self-service. Vabbè, mi teletrasporto. Ah, ma ci sono stato io qua, raga. Maledetti ripugnanti, dove cazzo era, ragazza? Ce li avete fatto del male, giuro che... Ma che dico? Mi ammazzo come cani, anche se non le avete fatto nulla. Resisti, Lisa, arrivo. Assolutamente. Allora, ragazzi, ci sono stato due volte. Che cos'è? È di Lisa. Di sicuro non appartiene a uno schifoso ripugnante. Impronte minute. La ragazza devono essere di Lisa. Trascinata da questa parte. Porco Giuda, ragazzi. Se ne avete fatto del male. Lui ti figlie di un cane, vi uccido dal primo all'ultimo. Allora, intanto, ragazzi, mi avete detto che dal punto di vista della recitazione o comunque alcune cose non vi piacciono. Però sentite come Dick... Cioè, avete visto? Sì, sta incazzato, lo sento. Perché non segui tu il cammino? Allora, sentite che come è provato quando sono morti, idiota. Non si uniranno alla tua maledetta setta. Ma invece, allora io all'inizio non ero molto convinto, ma
Soprattutto quando gioco, magari alcune cose non ve le mostro, come detto, secondario e tutto. Quando lui, che ne so, combatte coi predoni, senti proprio che lui c'ha l'adrenalina. Cioè, non so se vi è mai capitato, ragazzi, quando avete un sacco di adrenalina, quando vi passa, c'è del fiatone. No, beh, io c'ho il fiatone, pure se salgo le scale. Però, insomma, vabbè, hai capito? Per la luce! Per la luce, ma sei una pelata. La luce quando, insomma, te brilla la capoccia. Oh, che c'aveva? La mazza dei ripugnanti. Io, ragazzi, da quando ho scoperto, insomma, che posso... Ho sbloccato, mi pare, un'abilità in cui posso aggiustare le mazze. Trascinato qui dentro. E robe varie. Quindi, insomma, questa mazza con la sega elettrica me la porterò avanti per un bel po'. Vabbè, che volevo dire? Ah sì, che io ci sono già stato qua, ragazzi, in vostra assenza. La prima volta è per prendere quel geode. Ma la prima in assoluto, sapete qual è stata? Che diavolo avete in quella testa, Marcia? Ammazzato tutti. La prima volta, vi ricordate che vi avevo raccontato che in un mio vabbè, insomma, vabbè, in giro. Vedete, se prendono la droga sti infami. Fa malissimo la gola. Insomma, ragazzi, ero capitato in questo posto quando i detenti dominano il mondo, Ok, mi fai parlare. Non se sono tutte. No, non è qui. Dove sei, Lisa? Deve essere da qualche parte qui fuori. Voci di redenzione. Vabbè, c'ero capitato, ragazzi. Quando mi era finita la benzina, era notte, era la landa era piena di furiosi. Non si interrompono mai. Gemono nel buio. Il verbo di Carlos ci insegna che per essere redenti dobbiamo cedere all'oblio, seguire il cammino, cancellare il nostro nome. Talvolta il cammino c'è procede in circolo. Sì, lo so. Sembra una Allora, ragazzi, non è la prima volta che sento nessuno parlare di un certo Carlos. Si unirà a te! Che becca questo. Ehi, guarda, sei stato prescelto, eh? Vedete quanto sta incazzato, Questa parola giusta, incazzato. Quando parla, no? Quando si esprime verso questi ripugnanti. Qualsiasi cosa cerchino di farti, tu resisti. Qualcosa non va. Ecco lì. Che poi, ragazzi, pensando alla parola ripugnante, no? Cioè, pugno, pugnare in latino significa combattere, no? Quindi ripugnante, ricombattere? Boh, qualcosa da combattere, forse. Qua su, l'hanno portata qui. Ho dato questo momento didattico. Lisa deve essere lassù. Cioè, non lo so, È una cosa che. Però, finita questa puntata, ragazzi, vado a controllare sta cosa di ripugnare. Vabbè, il significato di ripugnare in italiano è qualcosa che di. Sto arrivando, piccola. Che vi fa schifo da allontanare, no? Cioè, una cosa. Appunto, che vi. Talmente tanto sgradevole da. Ripugnare. Però, magari in latino, no? L'etimologia della parola potrebbe essere così, no? Pugno, pugnare. Come la mutanda, no? Voi sapete, ragazzi, che significa mutanda? Viene dal latino, che praticamente significherebbe da cambiare, mutanda. Da cambiare, va. Allora, devo far fuori... Perle proprio così, ragazzi, così. Allora, facciamo fuori il cecchino. Io però vi volevo dire una cosa. Ah, sì, vi stavo a raccontare quando mi ero perso in questa landa, non c'avevo la benzina. Mi dovevo nascondere in qualche posto. Ero arrivato fin qui, me la so fatta tutta, ma non c'erano i ripugnanti. Ah, merda. C'erano, era come se fosse appunto un colpo di ripugnanti senza ripugnanti. C'era qualche furioso. È smarrito, merita l'obbligo. Ricordo, ragazzi, che ho proprio dovuto aspettare che si facesse giorno, perché erano troppi. E io, venendo da Sekiro, non voglio morire. In realtà, poi se ci pensavo, cioè, alla fine, se muori qua, non succede niente. Insomma, riparti da dove sei morto, no? Avete visto prima, siamo morti. E poi la prima morte, quella è stata, Fermo, fermo. Dicon, ma tu fai le battute al posto mio? È ottima sta cosa. Ah, un'altra cosa, ragazzi, vi volevo dire, che l'ho letto, no? Giustamente, vedete quanto è bella questa cosa, le serie che mi sono mancate, l'interazione con voi. E qualcuno mi ha detto, giustamente, Mike, ma ti sembra che la grafica di questo gioco, cioè, è buona, però non è eccezionale come tanti altri giochi Sony, no? Esclusive. Vero in parte. Ti dico il perché. Perché... avete visto, ragazzi, l'orda, no? Avete visto quanti nemici ci sono a schermo? Cioè, per muovere tutto questo, e un'altra cosa che forse voi non avrete notato, sia perché da voi, la maggior parte di voi seguite. Ah, me scrivete, ragazzi, dove seguite. Lisa. Se da telefono o dal computer. Ma ve lo dico. Eccola, cazzo, che è morta. Lisa. Lisa.
Piccola. No! No! Ehi! Zitta! Lisa, sono io. Sono Deacon. Ricordi? Deacon. Chi? Ok. Ascolta. Va tutto bene. Tranquilla. Forza. Stai bene? Cazzo, riesci a correre? Sai dov'è il centro visitatori? Ok, la mia moto è lì. Bene, adesso devi correre più veloce che puoi senza fermarti. Senza fermarti? Sì, non fermarti in nessun caso. Pronta? Vai. Certo, ragazzi, che il disturbo post-traumatico da stress se la mangerà viva questa. Cosa hanno fatto? T'ho detto devi correre. Forse non ti è chiaro. Sì, e qua c'ero stato appunto, ragazzi, era andato fino in cima. Dicevo, fatemi sapere se voi seguite insomma questa serie dal computer, dal telefono. Immagino che siete il 90% dal telefono e magari non riuscite a godere al massimo insomma della qualità del gioco, no? Cioè, sapete, poi YouTube. Ecco, quella cosa vi dicevo proprio all'inizio di questa puntata, che YouTube insomma mi aveva fatto quel problema, perché io ci metto un sacco a caricarli, anche se ho la fibra, perché li renderizzo con una qualità altissima per renderle bene, insomma, il meglio possibile. Poi se YouTube mi fa sti casini, mi dà fastidio. Tutto questo per dirvi che in realtà, ragazzi, per muovere un mondo così dinamico, con così tanti nemici a schermo, e che ha un... che ha un meteo dinamico, che appunto magari voi non avrete notato perché ho mostrato proprio free roaming e tutto, ma da un momento all'altro potrebbe cominciare a piovere, ci potrebbe essere una bufera. Tra l'altro, cambiando questo, cambia pure il gameplay, perché insomma, vabbè, cambia. Lisa, scappa. Insomma, tutto questo, ragazzi, ha una pesantezza. Tant'è vero che il gioco pesa tanto se ve lo scaricate. E ogni volta c'è una patch. Io ho già scaricato due patch da circa 30 GB. Ah no, mi sto sbagliando. Oh, pezzi di fango, che ci fate lì con la mia bike? Bicycle. Cioè, che c'è l'ultra? Guarda, c'è l'ultra istinto questo, hai visto? L'ha colpito. Mannaggia il cuore. È vero che lo shooting è grezzo, Devo sgrezzarlo molto. Vai alla mia moto, corri. Che corri? Che corri? Questa non ha mai corso fino adesso. Dai. Guarda, giusto perché assomiglia alla sorellina. Perché sennò da mo che t'avevo lasciato dietro. No. Adesso ascoltami, ok? A sud c'è un accampamento, Lost Lake. Non è come quello di Hot Springs. Iron Mike è diverso dalla signora Tucker. Odiavo la signora Tucker. Beh, non saresti la sola. Quello è un bel campo. Ed è un rifugio sicuro. Ok. Ah, c'è un altro campo, allora. Che poi, ragazzi? Leggiti. Sapete una cosa? Ho fatto delle missioni secondarie e praticamente è uscito fuori che Tucker affama le persone che Ricky. Non lavorano. Cioè, se tu non lavori non ti dà da mangiare. Ricky, rispondi! Ricky, usi ancora questo canale? Lost Lake, rispondete! Deacon? Da quanto tempo? Che cosa vuoi? Senti, incontriamoci, ok? Sulla superstrada delle Cascades, all'incrocio con la vecchia strada per Belknap. Io sto arrivando. Sai che ha detto Mike quando tu e Boozer siete andati via da qui? Ah, sì, quello. È proprio per questo che ho chiamato te e non Schizzo. Iron Mike Schizzo. Non deve venirlo a sapere. Ho una ragazzina con me. Cosa? Cioè, non una ragazzina, una superstite. Vive qui fuori da parecchio tempo. Hai una superstite e vorresti portarla a Lost Lake? No, sarai tu a portarla a Lost Lake. Io la consegnerò a te. Ricky, ci sei? Sì, ok, parto subito. Lost Lake, chiudo. Ricky? Sì, ok, prego. Cioè, praticamente, ragazzi, la stiamo portando in un campo che conosciamo. Ti piacerà molto stare lì. Però mi sa che è successo qualcosa. Come ti ho detto, questo Iron Mike è un tipo a posto. Ha il vizio di urlare, ma tu non lasciarti spaventare, capito? Ah, e comunque c'è un ragazzo che si chiama Schizzo. Dovesse infastidirti, tu avvisa Ricky. Oppure parlane con Eddie, è il medico dell'accampamento, dillo a lei. Eddie è in gamba, ha dei farmaci e tutto il necessario per medicare quei tagli. Meglio non rischiare un'infezione, giusto? Loro ti aiuteranno, puoi fidarti, anche nel caso in cui... Non finisci mai.
Ehi, hey, Ricky. Ehi, hey, Dick. Che sorpresa che c'è. Tucker non tratta più gli schiavi? Oh. Lisa, questa è Ricky, lei ti porterà in un luogo sicuro. Le regole non sono cambiate, Dick. Iron Mike non ti darà un soldo per questo. Soldi? Andiamo, non è per... Scusa, non sono qui per questo. Non voglio la taglia, solo prendila e basta. Eh? Che le è successo? È successo che... È stata aggredita dai ripugnanti. Oh, mio Dio. Ehi, Lisa. Ciao, sono Ricky. Ascolta, ti piace pescare? Io adoro pescare. Non c'è nient'altro al mondo che mi renda più felice. Verresti a pescare con me? Sì? Allora ti mostrerò Lost Lake. È il lago con le acque più limpide che tu abbia mai visto. E i pesci... Santo cielo. Di mattina i pesci... saltano fuori tanto così. Vedrai, ci andremo e ti divertirai un mondo. Ma devi tenerti forte, ok? Pronta? Lo apprezzo molto. Ma mi sa, ragazzi, che tra il nostro Dick e queste persone, insomma, non scorre buon sangue, eh? Che deve essere successo qualcosa, quello che ho intuito dalla conversazione che c'è stata. Ma che cosa? C'è un certo Iron Mike. Già uno si chiama Iron Mike, vuol dire che è tipo un sergente di ferro. No, Iron è ferro. Vabbè, staremo a vedere, ragazzi. Tutto bene, quel che finisce bene. Allora, fatemi sapere che ne pensate. Io direi che ci possiamo salutare qui per questa puntata. Appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti, amici. Ciao, alla prossima. Ciao, ragazzi. Ciao, non ce la faccio più con la voce. Ci stai mettendo molto. Hai trovato la ragazza, Lisa? No, Tuck, no. I ripugnanti l'avevano conciata male, purtroppo... Non ce l'ha fatta. Maledizione! Ci serviva! Ora gli scavi procederanno ancora più a rilento. Beh, Tuck, guarda il lato positivo. È una bocca in meno da sfamare, no? Tu pensa a procurarmi altri corpi caldi, altrimenti di bocche da sfamare non ne resteranno. Tuck, chiudo.